se parliamo della sanità e dell'essere umano calabrese, molto spesso vengono mosse delle critiche a questo commissario Scura, come se non avesse a cuore realmente la Calabria, si smantellano ospedali, si chiudono reparti, eppure oggi lei ha detto io mi sento calabrese. Che cosa risponde al calabrese che sente il diritto alla cura e alla salute negato? Allora, intanto io mi sento sempre calabrese, non soltanto oggi. A quello che diceva lei va dato una risposta chiara. Primo, io non ho mai chiuso un ospedale. Secondo, non ho mai chiuso un servizio. Semmai gli ospedali che erano stati chiusi li stiamo riaprendo, Trebisacce e Praia a Mare, sui quali io ho espresso delle chiare riserve non per la riapertura dell'ospedale, ma per i servizi che si vogliono mettere dentro gli ospedali. Creare doppioni crea non solo un danno economico, che sarebbe già grave, ma crea problemi sanitari gravi, perché laddove c'è un reparto di chirurgia dove si fanno pochi interventi è pericolo per i cittadini, esattamente come è pericolo per le donne e per i bambini a tenere in vita dei punti nascita dove si fanno meno di 500 parti all'anno. Quindi questo è il primo dato di fatto. Anzi, il secondo è, non è affatto vero, non solo non è vero che non abbiamo chiuso servizi e più ancora ospedali, ma abbiamo aperto molti nuovi servizi che prima non erano minimamente aperti. La cardiochirurgia di Reggio Calabria, le chirurgie toraciche a Reggio Calabria e a Catanzaro e a Cosenza, una delle ottime chirurgie in altri SPOC, lo screening gli screening oncologici mammografici dell'oncolon retto e della cervice uterina che piano piano stanno finalmente progredendo, un sistema dei malati dializzati che finalmente adesso comincia ad avere una diffusione su tutta la regione, come tra l'altro testimoniato dall'Associazione Nazionale dei Dializzati, dall'ANED. Insomma, stiamo cercando. Perché mancano posti letto, file lunghissime, attese di un anno per fare una visita? Non manca, i posti letto non mancano, le file lunghissime sono anche quelle state fortemente ridotte, perché nel momento in cui adesso i CUP che sono di area, non più di singole aziende, sono di singole aziende, ma ogni azienda legge le agende dei vari professionisti e anche degli altri settori, degli altri ospedali, degli altri distretti o degli altri poliambulatori. Questo ha consentito una drastica riduzione delle liste d'attesa, perché se io voglio avere una prestazione ambulatoriale o di diagnostica per immagine o comunque specialistica in un determinato posto, so che in quel posto ci vogliono determinati giorni, ma posso averla a distanza di pochi chilometri, di poche decine di chilometri, a tempi estremamente più brevi. L'ospedale di Lamezia Terme, uno di quelli che è stato penalizzato maggiormente, per il quale sono 150.000 i cittadini che protestano, erano 21 comuni ad essere serviti da quell'ASP. Allora, l'ospedale di Lamezia Terme nella rete ospedaliera regionale è un ospedale SPOC, è uno degli 3-4 ospedali SPOC più importanti indubbiamente per il bacino d'utenza che ha. L'ospedale di Lamezia è un ospedale che è destinato ad essere sempre migliore se, come sta avvenendo grazie anche al direttore generale Perri, se tutti i primari che sono stati individuati come necessari vengono assunti. Già ci sono dei passi avanti con il primario di cardiologia, mi sembra anche in quello di chirurgia, insomma si sta lavorando perché l'ospedale di Lamezia diventi quello che merita. Se una TV non calabrese, ma una TV fuori dalla Calabria le chiede qual è lo stato della sanità nella regione che in questo momento lei guida da questo punto di vista, che risponde? Lo stato è ancora deficitario, ma sta progredendo, diciamo ci sono molti lavori in corso in tutte le aziende. Con Oliverio i rapporti sono buoni? Non ci sono rapporti, quindi non posso dire se sono buoni o cattivi.
l'ho già detto 100 volte, se il presidente mi chiama io corro.